Cari docenti, educatori, cari genitori e alunni dell'infanzia primaria e secondaria, già conoscete il sistema delle case che ha come obiettivo imparare a vivere lo spirito di appartenenza, condivisione e sana competizione. Ma per non perdere il filo del discorso, abbiamo preparato per voi un video che vi spiegherà le novità di quest'anno. Vuoi aiutare la tua casa ad acquistare punti? Ce lo spiega la nostra dirigente, professoressa Luciana. A te il filo del discorso. Spieghiamo come abbiamo modificato il sistema di attribuzione dei punteggi alle case e lo spieghiamo ai ragazzi e alle ragazze di questa scuola proprio perché loro sono quelli che poi animeranno questo sistema, ecco, insieme con i loro insegnanti. Intanto ho già avuto occasione di dire che questa gara tra le case è una gara virtuosa, fatta bella, quindi da sostenere, perché quando si fa la gara per assumere dei comportamenti migliori e quindi attribuire dei punteggi positivi alla propria casa, sicuramente è una gara che permette a tutti di vincere, perché se si diventa migliori vincono tutti, non c'è nessuno che perde. E quindi già questo è un aspetto, un punto di partenza fondamentale. Abbiamo definito quali sono i comportamenti a cui attribuire dei punteggi positivi e quelli a cui attribuire dei punteggi negativi. Ecco, li abbiamo definiti questi comportamenti in 7 skill. Skill significa capacità di fare bene qualcosa e quindi queste capacità le abbiamo individuate in 7 competenze precise. La prima competenza è la comunicazione efficace, e cioè la possibilità di esprimersi e di comunicare con le persone vicine in modo chiaro, in modo semplice, in modo efficace e naturalmente anche di ascoltarle per ricevere il messaggio oltre che per inviare il messaggio. L'altra abilità è la partecipazione, che significa la possibilità di prendere parte a un'esperienza, portando anche un contributo a questa esperienza, quindi non essere lì soltanto impalati e partecipare al gioco o all'attività che viene presentata, ma anche di dare proprio un contributo di carattere attivo. Un'altra abilità fondamentale, secondo noi, è quella di lavorare in squadra, quindi di collaborare all'interno del proprio gruppo per condividere uno scopo comune, tenendo conto che nella squadra ci sono altre persone e che quindi noi possiamo dare aiuto a queste persone e a queste persone possiamo anche richiedere aiuto. La competenza di cittadinanza e che fa riferimento anche alla legalità è la quarta competenza importante che andiamo a valorizzare e quindi vuol dire naturalmente il rispetto delle regole, il rispetto delle persone, la convivenza solidale, i comportamenti mirano alla ecosostenibilità. Tutti i comportamenti che fanno riferimento al comportamento di un bravo cittadino. Nelle abilità delle case abbiamo messo anche l'impegno scolastico, perché è un impegno fondamentale, l'adempimento dei propri doveri scolastici con la possibilità anche di raggiungere dei buoni risultati non soltanto assistendo alle lezioni, studiando, ma anche realizzando un contributo extrascolastico di carattere personale. L'altra abilità, la sesta abilità che consideriamo è quella della creatività, e cioè di essere originali, di non adeguarsi necessariamente al pensiero degli altri, ma di avere la possibilità invece di portare un proprio contributo originale, creativo, personale, che è frutto di un proprio pensiero, assumendosi anche la responsabilità di prendere delle decisioni in riferimento a questo. E infine l'ultima competenza riguarda quella della gestione delle proprie emozioni, quindi riconoscere le proprie emozioni, saperle gestire, saperle anche indirizzare, dirigere in relazione al proprio benessere, ma anche al benessere degli altri e quindi di impegnarsi anche perché gli altri stiano bene. Ecco, allora, per tutte queste competenze abbiamo poi individuato una serie di comportamenti virtuosi e una serie invece di comportamenti che possono portare a un punteggio negativo.
tra i comportamenti virtuosi naturalmente ce ne sono tanti che poi metteremo direttamente all'interno delle app, ma chi non realizza questi comportamenti virtuosi, chi non li assume ma anzi attiva dei comportamenti sbagliati, allora in questo caso abbiamo inserito il concetto di debito. Cosa vuol dire debito? Vuol dire che se un alunno si comporta in modo scorretto riceve un punto negativo, ma il rischio è che se noi ci limitiamo ad accumulare punteggi negativi, una persona finisce per avere tanti punti negativi e di non sapere più come fare a uscire da questa situazione negativa. Invece vorremmo fare in modo che questo debito venga considerato uno svantaggio che un ragazzo può anche involontariamente o deliberatamente può aver procurato alla casa di appartenenza, e quindi alla sua casa di appartenenza viene tolto un punto. Però questo danno che un alunno ha provocato alla casa diventa per lui un debito da riparare, e quindi deve estinguere il suo debito restituendo alla casa o al proprio gruppo un vantaggio. Cosa si può fare per estinguere il debito e cancellare il danno che un alunno ha procurato alla sua casa? Ecco che interviene il concetto di giustizia riparativa, e cioè tu alunno devi fare qualcosa di positivo per recuperare il negativo che in qualche modo hai procurato. E quindi hai un debito attraverso il quale tu dovrai comunque procurare un vantaggio alla tua casa. Per sdebitarti dovrai comunque procurare un vantaggio. Certo, ci dovrebbe essere, secondo l'idea della giustizia riparativa, un rapporto diretto tra il danno che io ho procurato e l'azione che vado a individuare come vantaggio per recuperare il danno. Per cui se per esempio ho sporcato, ripulisco, se ho rotto, riparo. Però sappiamo bene che tra le azioni dei bambini e dei ragazzi non c'è sempre un rapporto così diretto, quindi stiamo pensando anche a quali sono le azioni che gli insegnanti proporranno agli alunni da fare, e saranno comunque delle azioni che restituiranno al gruppo di appartenenza un vantaggio in relazione al danno che è stato procurato. Proprio perché si vuole far leva sulla responsabilità del singolo alunno che ha commesso un errore, sarà prima di tutto a lui che si chiederà in primis cosa intende fare per recuperare questo vantaggio. Hai un'idea di qual è il beneficio che potresti apportare alla tua casa per estinguere il tuo debito? È chiaro che questo non serve tanto a individuare esattamente l'azione che permetterà di estinguere il debito, ma serve a responsabilizzare l'alunno che capisce la possibilità di andare oltre l'errore che ha commesso. Certo che noi stiamo portando avanti nella scuola primaria in modo particolare, ma vorremmo estenderlo anche alla scuola secondaria, la possibilità di valutare i ragazzi senza necessariamente utilizzare i voti, ma proprio per evitare che ogni alunno si identifichi con il voto che prende. E quindi stiamo lavorando per trovare delle altre modalità per valutare gli alunni, tenendo presente che la valutazione comunque sta alla base dell'attività scolastica. Allora, qualcuno potrebbe anche pensare e dire: ma come? Nelle case diamo i punti e invece nelle classi vogliamo eliminare i voti? Quindi queste due cose sono in contraddizione? Assolutamente no, perché con la scelta di eliminare i voti noi non vogliamo dire affatto che è tutto gratis, assolutamente, anzi vuol solo dire che è sbagliato identificare un alunno con il voto che prende, e casomai vogliamo sostituire i voti un'altra modalità per aiutare l'alunno a crescere, dandogli le indicazioni su quali sono i suoi punti forti e i suoi punti deboli. Nelle skill delle case, non a caso, abbiamo inserito anche l'impegno scolastico, il lavoro di gruppo, la partecipazione alle attività, perché queste sono delle competenze che non vivono soltanto all'interno della classe, ma vivono anche fuori. E infatti tra i coach degli alunni all'interno delle case ci sono tutti gli operatori della scuola, e noi speriamo ci siano anche i genitori a casa che fanno da coach insieme a noi per aiutare i ragazzi a diventare migliori, perché lo scopo della scuola è quello di permettere che ognuno possa diventare migliore, naturalmente migliore rispetto a sé, non necessariamente rispetto agli altri. Restituisco il filo del discorso alla maestra Alessia. Riprendo il filo del discorso e vi spiego come funziona la web app.
accedere alla web app dal sito sacrafamiglia.cloud. È possibile accedere da smartphone, tablet e computer con qualsiasi browser. Cliccare sul pulsante menu e poi sulla freccia verde. Cliccare sulla scritta rossa per inserire la propria casa di appartenenza. Selezionare il nome della casa dal menu e salvare. Aggiungere i propri figli. Completare i dati richiesti e cliccare su Aggiungi in fondo alla pagina. Cliccare sul pulsante menu e poi sulla propria mail. Da qui è possibile gestire la propria famiglia, cambiare la password ed i dati anagrafici e aggiungere la foto dei figli. Per la foto dei figli si consiglia di usare un primo piano del viso. Registratevi con le credenziali spedite dalla segreteria. 4 case per vivere. 4 colori per crescere. 4 studi per credere. 4 nomi per